Non ce l'ha fatta il giovane travolto da un treno ieri intorno alle 13 sulla linea Siena-Empoli a Castelfiorentino. Il giovane Marco Casio di Castelfiorentino stava attraversando i binari a un passaggio a livello all'altezza di Piazza Cavour, dove si trova anche il ponte sul fiume Elsa, quando un treno regionale proveniente da Siena è sopraggiunto e l'ha urtato facendolo finire da un lato. Nell'impatto ha subito vari traumi, è stato ricoverato in gravi condizioni al centro traumatologico ortopedico dell'ospedale Fiorentino, dove purtroppo è deceduto nel corso della notte. Un protocollo che snellisce la burocrazia e che l'avvicina ai bisogni delle persone è quello firmato a Palazzo Strozzi da Estar, l'ente regionale che fa gli acquisti per la sanità toscana e Cittadinanza Attiva, movimento nato nel 1978 per la tutela dei diritti umani e il sostegno ai soggetti deboli. L'obiettivo è rendere più efficiente e vicino ai bisogni delle persone il sistema delle procedure di gara per l'acquisto di dispositivi di autoutilizzo come strumenti o apparecchi utili a persone che vivono con malattie croniche. Io credo che sia una buona iniziativa che è stata proposta da Cittadinanza Attiva e da Estar. Per rendere un sistema che cerca e persegue naturalmente l'efficienza negli acquisti e per renderli anche più efficaci e anche più, diciamo, attenti forse alle particolarità che gli acquisti in sanità devono avere. Quello firmato stamani è il primo accordo di questo tipo fatto con una regione. Toscana dunque in prima fila per migliorare la vita delle persone bisognose. Parliamo di malati oncologici, parliamo quindi di acquisti di stomie per chi appunto ha un problema di questo tipo, piuttosto che i diabetici, quindi tutti i presidi e gli ausili che servono per chi convive con una patologia cronica, per esempio come il diabete, e che ha la necessità quindi di ausili che rendono quindi la loro vita più accettabile, sostenibile. Estar ha finalizzato l'accordo con il Movimento per la tutela dei cittadini, un accordo che prevede anche delle gare in cui gli utenti possano testare i prodotti per valutarne l'acquisto. Normalmente le procedure di gara sono viste semplicemente come un fatto burocratico, no? Qualcosa che appesantisce, che allunga tempi, eccetera. Abbiamo cercato di far sì che durante le procedure di gara o a valle delle procedure di gara si facciano delle consultazioni di mercato, si coinvolgano praticamente i cittadini e gli stessi utenti proprio per misurare meglio la qualità dei prodotti. Questo è un impianto rivoluzionario che fa parte di un progetto di economia circolare che Sei Toscana sta promuovendo attraverso la creazione di un centro di ricerca e sviluppo costituito attraverso un contratto di rete d'impresa a cui aderiscono anche altre aziende come Acea, Estra, Rea di Rosignano e in corso di adesione c'è Alia e un gruppo di ricerca di università italiane. È un progetto di economia circolare per cui viene all'interno di questo sito l'obiettivo quello di andare a smaltire tutto il percolato prodotto dalla discarica in gestione post mortem di cornea attraverso semplicemente l'utilizzo di piante. È un progetto nuovo, innovativo, non esiste al mondo un altro progetto di questo genere. Contiamo di partire con la sperimentazione vera e propria autorizzata dalla Regione Toscana nei prossimi mesi. L'impianto qui presente, autorizzato dalla Regione Toscana, è costituito principalmente da una vasca, dove la vasca è totalmente impermeabilizzata, dove sono state piantate circa 200 essenze tra salici e pioppi. Il principio generale di funzionamento è quello di irrigare queste piante con una miscela composta da acqua e percolato. Questa miscela ci aspettiamo che venga totalmente assorbita dalle piante in modo naturale. La sperimentazione poi ci dirà cosa resterà nelle piante, cosa resterà nel terreno, cosa resterà come rifiuto liquido presente nel terreno e ci consentirà di evitare lo smaltimento generale che si fa attualmente standard del percolato, che è quello presso impianti specificatamente autorizzati. Quindi, diciamo, il sistema è totalmente innovativo perché consente una depurazione in sito totalmente naturale, senza residui,
e ci evita non solo lo smaltimento presso impianti autorizzati, ma anche il trasporto, che è una componente economica importante nella voce che tutti noi gestori di discariche abbiamo per lo smaltimento del percolato, perché per farvi un'idea, qui siamo nel comune di Castelnuovo per Ardenga, ma questo percolato spesso va a finire a Prato, va a finire a Pistoria o addirittura anche in siti più lontani. Mi preme ringraziare Sei Toscana per aver scelto Castelnuovo per Ardenga e la discarica di Cornia per questa sperimentazione. Credo che la scelta di Sei abbia avuto anche una genesi legata alle scelte del nostro territorio relative all'ambiente, relative alla raccolta differenziata e a tutto quello che sta a monte del progetto di riorganizzazione dei servizi che abbiamo fatto alcuni anni fa e che sta trovando attuazione proprio in questi giorni. Progetto che ci vede impegnati soprattutto nella sensibilizzazione attraverso una massiva comunicazione sia con i cittadini, sia con le scuole, sia con le attività produttive e soprattutto con l'introduzione di questo nuovo sistema di raccolta differenziata definito diciamo ad accesso intelligente, ad accesso controllato con i cassonetti intelligenti. Abbiamo avuto anche un'ottima risposta, questo ci fa veramente piacere e ci spinge a proseguire su questa strada perché abbiamo avuto un ampliamento sensibile della raccolta differenziata passando dal 36 al 54% circa, con tendenze ad aumentare secondo i dati che ci vengono riportati negli ultimi giorni, e questo senza ancora aver attivato il sistema di accesso con le tesserine, e quindi una volta che sarà a regime questo sistema crediamo che questo sforzo sia ancora maggiormente ripagato, nostro sforzo ma soprattutto lo sforzo dei cittadini. Quindi ribadisco il ringraziamento a Sei Toscana per questa scelta e ribadisco l'impegno dell'amministrazione comunale in questo percorso di miglioramento ambientale della raccolta differenziata. Oggi presentiamo questo ulteriore passaggio di ADF sulla digitalizzazione. La cosa che ci preme più dire ai nostri utenti è che questo modo gli farà risparmiare del tempo, fidare poste, avere un rapporto più stretto con noi, che è la cosa più importante, quindi quel rapporto di fidelizzazione che noi vogliamo costruire ed implementare con loro è un rapporto che gli permetterà con questa nuova forma di digitalizzazione business di arrivare nel miglior tempo possibile a trovare servizi e soluzioni per tutti. Quindi non soltanto investimenti sulle nostre infrastrutture che, come abbiamo già detto in altre occasioni, saranno nell'ordine dei 400 milioni nell'arco di tutta la durata della concessione, ma anche investimenti in tecnologia. ADF deve diventare una società sempre più tecnologica al servizio del territorio, per il territorio, al servizio dei nostri cittadini, al servizio dei nostri clienti. Pensiamo di farlo anche per rispetto per l'ambiente, perché essere digitalizzati significa risparmiare acqua e significa risparmiare la carta. E questo è anche una delle nostre missioni.